Hi everyone, ma ragazzi, in realtà forse Rakan è in assoluto quello che mi fa divertire di più di tutti. Potrei addirittura dirvi che Rakan è il mio personaggio preferito. Julian! Perché Blitzcrank può risultare frustrante alcune partite, ti dà un senso di potenza incredibile, però Rakan... bello. Il 22 si sta sciogliendo. È brutto da dire, però Rakan mi diverte. Cioè, quando gioco a Rakan so che avrò una bella partita. Anche contro persone forti, anche contro persone magari con tanti crowd control, so che mi diverto. È difficile che con Rakan non riesca a fare qualcosa. È difficile. Ma me non giochi mai support mage tipo Xerath, Brandzina. Allora, Brand non l'ho mai giocato. E Xerath lo giocavo. Tendenzialmente non mi fanno impazzire questi support, perché preferisco avere support che danno più utilità. Penso che siano più support da lo elo quelli là. Any pick please? Rakan. Teemo mi chiedono. Quindi mi hai fatto blindare per poi giocare Teemo. E lui gioca Singe e giungla. Armatura non mi fa impazzire, Magic Assistant ci sta, Unflinching volevo. Rakan vivo, Rakan vivo. Benissimo, grazie per aver nuovato sapere. Comunque quello era tipo il rank 1 support, è molto forte. Quindi giocheremo con un livello in meno. Se lo sappiamo mi va bene. Mi farei HP qua la pink, credo, eh. Ok. Stiamo spaccando, amici. Poi questa wave che hanno perso in bot è come se avessimo fatto una kill aggiuntiva. I tabi come sono? Molto buoni. Cioè, la cara mi piace perché è proprio poesia in movimento. Qui c'è Kane. No, dai, mi devono far arrabbiare. Lo sapevo, bravo. Muore, mi sa di no. Boy bloccato. E sapeva già Paolo Cannone che è al suo boy bloccato. Minchia, non posso veramente dire niente, Dio. Ok, scusami. Mi faccio frate allora. Ameno, ameno, la gire. E il tuo ex compagno al MOBA Unforgiven Draven. Sì, grandissimi cazzi, ragazzi. Rimane un cesso. Vinciamo tutte le botte. È il giocatore più forte con cui abbiamo mai giocato in squadra. È morto l'amico Draven. Non so se sentirmi colpevole di questa cosa, ma dubito che mi sentirò colpevole. Facciamo i bulli, prima o poi veniamo puniti. That's life. Non ti posso salvare. Ma perché non moriva? Non mi vale rischiare. Dai, direi che possiamo ricollare, no? Metto al singer. Purifier ce lo facciamo? Sicura. Purifier non mi fa impazzire, sicuro pochissimo. Redemption mi piace, c'hanno anche un tank e mezzo. Spiegate un attimo, quello prende la torre e va bene così? Ah, gioca come cazzo si chiama lui? The Bauf. E io ti seguo anche in queste assurde e racambolesche. Questo era il drago.
Allora, è l'obiettivo più facile del mondo, eppure stiamo pushando la cazzo di Midlane senza un apparente cazzo di motivo. Perché mi dovete fare arrabbiare? Perché? Perché? Io con molta calma farei... Giustamente l'ha preso Draven, no? Bravi. Questo ping back mi è più... Chi l'ha fatto? Timo. Hai preso l'obiettivo, vuoi recollare, no? Non vuoi ingaggiare, forzare una giocata. Si recolla, no? Ma così, per ridere, giusto per ucciderti, guarda. Nulla di personale. Era uno scherzo, non era nemmeno una kill importante. Però hai flashato, quindi sei più coglione, avrei tiltato. Era veramente giusto per scambiare due chiacchiere. Che era la sua seconda morte, stava giocando bene quindi. Povero Froggen. Così, era per ridere, era per ridere. Nulla di personale, ripeto. Allora, secondo me non muoio, però verifichiamo. Se qualcuno mi sta vicino sono anche più sereno della mia incolumità. Ehi. Arriva Redemption, capo. Allora, questo lo usiamo per curarci, eh. Oh, mi sto divertendo. Moltissimo. Tu credevi di avere il danno e invece non ce l'avevi. Di autoattacco. Avvicinati! Like in the movies. Ma proprio una bella partita, eh? Quasi da YouTube. Ve l'ho detto che è divertente la can. Va bene, dai, mettiamola su YouTube, pelli.